Vediamo che cosa ha da offrirci oggi la televendita. Speriamo qualcosa di utile. Salve gente, ora di fare un po' di shopping. Ecco cosa abbiamo in serbo per voi oggi. Apriamo le danze con questo set zucca stregata. Preparatevi per Halloween. Collana lanterna e zuppa di zucca. Entrambi gli oggetti in un unico set. Incredibile, ma non è tutto, abbiamo molto altro da mostrarvi. Ora il set scaccia fantasmi. Odiate lo spirito di Halloween, scacciatelo con questo. Acqua battesimale e acqua benedetta. Fanno parte di un unico set. Incredibile, wow, sono due oggetti fantastici. Non saprei quale scegliere. È un prodotto in edizione limitata, sarà disponibile solo e soltanto per oggi. Naturalmente il prezzo giusto. Non vedrete più un affare del genere. Oh, i telefoni stanno già squillando senza sosta. Ne restano pochi. È la vostra ultima occasione per comprare. I telefoni stanno davvero squillando. Comprerei questo. Nonostante in realtà anche l'altro non era male, ma... Oh, ci ho contattato di un altro acquirente. Grazie infinite. Clic. Oh, sono entrambi esauriti, l'ultimo cliente ha avuto molta fortuna. Gli ordini ti verranno consegnati il prima possibile. A presto allora e alla prossima con un altro dei nostri fantastici prodotti. Ci vediamo. E ora dobbiamo solo aspettare. Chiamiamo Kawakami, che abbiamo bisogno di farci massaggiare la schiena. Oh, mi stai davvero chiedendo un massaggio? Va bene, sappi che l'ho imparato lavorando da Victoria. Lo so. I tuoi massaggi ormai sono cosa risaputa, Kawakami. Sei brava, carina, e quel vestito ti sta ancora bene, nonostante il tempo passato. Allora, non ci ha scritto nessuno, ovviamente, perché tecnicamente non dovrebbe scriverci nessuno. Vediamo, Chiai ovviamente non è disponibile. Tanto non avevo intenzione di andare da nessuno, perché come ho già detto, dobbiamo andare al Jazz Club. Ma volevo andare, già che ci siamo, a comprare qualcosa dal prete. Compriamo un po' di oggetti, giusto, per far girare l'economia della chiesa. Ecco qua, prete, ti ho praticamente comprato tutto. Ah no, scusami, sono regali se offri qualcosa. Praticamente cosa abbiamo offerto? Quasi 30.000 yen in offerte. Ovviamente queste cose non le segna, prete, tutto in nero. Bravo lei, le faccia prevalere come fossero offerte. E ora al Jazz Club con Futaba bla bla bla. Eccoci qua. Sembra che il cocktail di oggi stasera sia il Teta Cran Soda. Oggi quindi c'è una giornata speciale? Eh sì, oggi è una giornata speciale. Tanto Tetra Scarn qua non mi serve, quindi chiediamo a Futaba di venire con noi. Futaba ovviamente non imparerà Tetra Carn lì, ma apprenderà qualcosa di nuovo. Ah, Futaba, eh? Sì, invitiamola. Allora farà una passeggiata. Fammi sapere quando si torna a casa. Miau. Futaba, vieni qua. Ma non ci so arrivare lì da sola. Il coperto viene 3.000 yen. Bene, dalli pure a me. Ma sono 3.000 yen solo per una persona o 3.000 yen per due persone? Trova un posto per sederti, mi raccomando. Cerca di non disturbare, ok? Certo, signore. Tutto quello che vuole. Ah, che bel posto. Assurdo. È impossibile, sono super nervosa. Ma allo stesso tempo gasata. Sembra di essere in un dungeon. Oh, che carino questo drink. È buono. Come definire questo sapore? Supremo? Definitivo? Comunque sì, è ottimo. Oggi ho giocato a un gioco bello. Davvero? So che la gente tende a farsi un'idea sbagliata di Sojiro, ma in realtà è un tipo dal cuore grande. Oh, lo so. Anche se sembra un grande brontolone, alla fine mi compra sempre tutto quello che gli chiedo. Vabbè. È per questo che ho sempre gran cura delle cose che mi regala. E se qualcosa si rompe, lo aggiusto da me. Brava Futaba, è così che si fa. Ho chiacchierato un po' con Futaba. Era proprio buono, grazie. Oh, tra poco devo andare a casa, Sojiro potrebbe preoccuparsi. Andiamo a casa assieme allora. Non è male passare del tempo fuori casa di tanto in tanto. Grazie, Phoenix. Passare del tempo a Jazz Club mi ha fatto un effetto sul cuore di Futaba. Il supporto Plus, che attiva l'abilità Masakunda. Grazie, Futaba. Ovviamente, come avevo detto, Futaba non apprende l'abilità che doveva apprendere un'altra persona, ma apprende questo set di abilità che può apprendere solo le domeniche qui al Jazz Club. Se non ricordo male, dovrebbero essere 4 o 3 volte. Però adesso vediamo. Il
Il jazz club mi ha fatto impazzire. Wow, non ti dico il nervosismo iniziale, ma alla fine si è rivelato estremamente divertente. Torniamo a casa, Phoenix. Va bene, andiamo assieme per casa. Ora farò come il famoso cane e tornerò a casa. Certo, brava Futaba, il famoso cane. Oh, ma guarda un po', Igor, ciao. Che potenziamento mi sblocchi oggi, Igor? Ti abbiamo giudicato male, prigioniero. Contrariamente alle nostre aspettative, ti sei rivelato alquanto promettente. Grazie. Il tuo potere continua a crescere, così come le relazioni che stringi con i tuoi contraenti. La riabilitazione procede a ritmo apprezzabile. Sta andando bene? Sei di certo prudente. Lascia che ti metta in guardia. Essere in cima può voler dire che manca poco alla caduta. Questo è vero. Gli imprevisti sono necessari in un gioco, no? Tutto questo è vero, Igor. E oggi non mi hai regalato niente, sono molto triste di questo. Oh no, sto sognando di nuovo questo incubo. Aiuto! Perché ho gli occhi gialli? Ancora quel sogno. Che diamine, io sono umano. Non può essere diversamente. Io non posso essere nato così. Non mi lascerò abbattere da un sogno. Tutto sarà più chiaro se raggiungeremo la fine dei memento. Spero che mi ci porti, però. Spero che ce la faremo a raggiungere la fine dei memento. Siamo quasi al 90% di apprezzamento. Che cosa? Appunto. Mi scusi, le spiacerebbe ripetere? Ora nulla è ancora stato deciso, ma visto come stanno andando le cose, lo status di Yoshizawa-san potrebbe essere revocato. Una faccenda così seria va portata ovviamente alla sua attenzione e a quella dei suoi genitori. A me è stato detto che i suoi risultati nell'ultima gara sono stati più che soddisfacenti. Revocarle lo status di studentessa modello non è un po' esagerato da parte della scuola. Capisco come si sente, ma beh, il terzo posto non basta davvero in questo caso. Deve ottenere il primo posto perché valga davvero il suo status eccezionale. Ma io non lo volevo, status eccezionale. Non mi fraintenda, personalmente ritengo che i suoi risultati siano notevoli, ma credo si possa sostenere che non bastino per rappresentare la Shujin e ricevere un trattamento speciale. Io non lo voglio, il trattamento speciale. Ambasciatore non porta pena, va bene? È necessario per garantire l'equità nel corpo studentesco. Non sei mica stata espulsa, presto ci sarà un'altra gara, cerca di soddisfare le nostre aspettative. Brutte queste cose. Mi scusi, ma sovraccaricarla di responsabilità non farà altro che nuocerle. Oh, non era affatto mia intenzione. Volevo solo darle un piccolo incoraggiamento. Peccato che abbia dato l'effetto contrario. Dottor Maruki, continua a servire la scuola come consulente e fornisca sostegno a Yoshizawa-san. Questo incontro aveva un semplice scopo di esprimere il totale supporto del corpo docenti. Ecco perché mi sono avvalso della sua presenza qui oggi, dottor Maruki. Il vostro totale supporto, eh? A ogni modo, è solo di questo che volevo discutere con voi oggi. Ricordate che questi cambiamenti sono solo ipotetici, a meno che lei non porti risultati migliori. Beh, suppongo che l'incontro possa dirsi concluso. Oh, povera Yoshizawa. Ah! Con permesso. Oh... Cos'è successo a Yoshizawa? Non ti sembrava un po' strana? È caduto il portafortuna. Oh, ma quello è... Deve averlo perso Yoshizawa. È il suo portafortuna. Ah, se n'è andata. Restituiamoglielo dopo la scuola. Dovremmo almeno darle un messaggio per farle sapere che l'abbiamo noi. Sì. Forse l'ho lasciato qui. Come ha reagito la notizia Yoshizawa-san? Sembrava piuttosto abbattuta. Credo sia stato un grosso shock per lei.
Spero davvero che questo possa finalmente spronarla verso il successo. Che stronzi. Infatti guarda Maruki, non si vede bene per colpa degli occhiali, ma è incazzato. C'ha le sopracciglia accigliate. Deve fare di tutto per superare il terzo posto e portare a casa il risultato migliore, e in fretta. Vicepreside, so di averglielo già detto, ma il suo approccio avrà pessime ripercussioni su di lei. Cercate di motivarla con le parole, se severe, non farà altro che metterle addosso ulteriori preoccupazioni. Dottor Maruki, non facciamo carità qui. Se desidera il suo status, dovrà fornirci risultati adeguati. Gonfiarle la testa di Lodi sarà pure la sua terapia ideale, ma non la si può viziare in eterno. Abbiamo accolto quelle sorelle per rafforzare il nostro prestigio, ma così ci rimetteremo soltanto. Non solo ne abbiamo persa una, ma l'altra non ci sta dando alcun beneficio. Uno spreco di risorse. Mettiamo due punti. Che stronzo. Signore. Chiedo scusa, ma è inutile negarlo. Il caso di Kamoshida e la morte del preside ci hanno messi spalle al muro. Se questa scuola non si rimette alla svelta, persino il mio culo sarà a rischio. È tutto, se non le dispiace. Me ne devo andare. Scapperò via da questa scuola di merda. Francamente, ne ho abbastanza di questa isteria di massa. E quando mai tu non ce l'hai con qualcosa? Rubare i cuori? Riforma sociale? Basta con le stupidate dei ladri fantasma e antiscientifico. Voglio dire, come hanno osato colpire Big Ben Burger e Okumura Food? Sono dei criminali. Quel gusto meravigliosamente artificiale, abbastanza grande da colmare un piccolo universo. I ladri fantasma stanno cercando di rubarmi questa splendida galassia di cibo spazzatura. Iruta, detto questo, Starkun, che cazzo vuoi? Pensi di comprendere la vastità dell'universo con le sue innumerevoli galassie? Ma considera questo. Immagina tre angurie all'interno del Sole. Se il Sole fosse all'interno l'intero universo, cosa sarebbero le angurie? Non ho capito la domanda. Però credo che intenda, se il Sole fosse al centro dell'universo, le angurie sarebbero piccole, quindi sarebbero delle stelle. Me lo aspettavo da te. Chapeau. Illustra la densità delle stelle nello spazio profondo. Anche tre api in tutta l'Europa è una buona metafora. In altre parole, l'universo è essenzialmente vuoto. Ci sono innumerevoli stelle nel cielo, ma l'universo è davvero troppo più vasto di così. Persino nella nostra galassia le stelle sono distanti anni luce, sebbene ne vediamo così tante. Oh, è stato bravo, è stato proprio intelligente. Yarujaneiga. Ah, Morgana. Va bene così, dai. Ah, vicine e pur lontane. Si potrebbe dire la stessa cosa dei nostri cuori. Ah, se solo sapessi che luoghi siamo stati. Siamo stati in banche volanti e nello spazio noi. Nello spazio più profondo dell'Okumura Food. Piripipi. Ah, pronto, Star Senpai. Scusa il disturbo, ma mi sono appena accorta che mi hai provato a contattare. Il mio smartphone è impazzito di nuovo. Hai trovato... Cambia lo sto telefono, Kasumi. Hai trovato il mio portafortuna, vero? Dove sei ora? A Odaiba, davanti allo stadio, dove ci siamo incontrati. È allo stadio? Star Senpai, scusa, non riesco a sentirti. Mi sa che non ha segnale. Non ho colto tutto, ma mi sembra di aver capito che è allo stadio. Stamattina comunque ci si comportava in modo strano. Pensi che le sia successo qualcosa? Sono preoccupato per lei. Anch'io. Quando l'abbiamo incontrata lì l'ultima volta, ha detto che ci va quando è depressa. Beh, cerchiamo di capire come sta quando le restituiremo il portafortuna. Odaiba, giusto? Sì. Andiamo ad Odaiba, allora. Non prende. Avrei dovuto cambiare questo 14 anni fa. Ah, che palle. Sono un incapace. Non faccio altro che creare problemi a Star Senpai e persino al dottor Maruki. Dovrei essere la Kasumi Yoshizawa. Oh, dai, voglio un parfum. Ok, tra poco. Ora sto cercando un posto, dovrebbe essere qui intorno. Ah, ci hai fatto perdere. Non riconosco nessun posto qui. Ma poi, cos'è quell'edificio?
Ah, credo stiano costruendo una specie di centro convegni, o magari un laboratorio di ricerca. Che ti importa, comunque? Esatto, che cazzo di discorso era? Beh, però c'è il simbolo della roba d'atletica lì, quindi no. Non è un laboratorio, è uno stadio. Mm? Che succede? Eccola lì. Tun 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 tun. Kasumi? Tutto bene? Oh, Star Senpai! Avvio navigazione? Anche lei! Anche lei ha l'applicazione! Oddio! Che cazzo? Che è successo? A quanto pare si nasconde un palazzo qui. Che strano posto. Miau. Ma abbiamo i nostri vestiti. Ma che... Questa atmosfera è un palazzo. Ma non l'abbiamo attivato il Navi. Aspetta, pensi sia stata Yoshizawa. Magari è venuta anche lei e se Kasumi avesse il Navi... È una possibilità. Però non era vicino a noi quando siamo stati risucchiati in questo palazzo. Non sa difendersi come noi. Dobbiamo trovarla, presto. Esatto, muoviamoci Morgana. Pa 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 parao. Che bella la musica di questo posto. Primo, dobbiamo trovare un modo per entrare in quella cosa enorme. L'area che conduce di sotto, oltre questo cancello, mi sembra sospetta. Andiamo, Joker. Esatto, questo posto sembra strano. Meglio muoversi, Morgana, sbrigati. Yoshizawa potrebbe essere in pericolo. Cliccate. Che bello questo posto. Mi porta tanti di quei ricordi che per ora non posso dirvi, perché sarebbe spoiler. Nonostante questo sia un game plus del gioco. Non credo che Yoshizawa sia qui. Riusciamo a proseguire? Quella porta potrebbe essere la nostra unica opzione. Andiamo a dare un'occhiata. Allora sbrighiamoci. Che è stato? Ah, gli uccellini. È vero. Chissà se però sono uccelli veri o sono anche questa cognizione. Questo posto, credetemi che è fantastico. Nasconde una storia dietro fantastica. Non va bene, dovremo trovare un'altra strada. Esatto, un'altra strada che comprende salire lì. Joker, guarda lassù. Quello potrebbe essere un appoggio. Vediamo se riusciamo ad arrampicarci. Vediamo, dov'era il punto per salire? Ed eccolo qua, perfetto. Dove sei? L1. L1 di nuovo. Questo posto, credetemi che è veramente, veramente bello. Ha una storia rispetto a tanti altri palazzi che è qualcosa di incredibile. Chi è là? Era Yoshizawa. Andiamo. Sì, ma stai in guardia. Chi è quella? È la sorella. Ma che ci fai qui? Chi è quella? Un essere cognitivo. Io? È colpa mia. Cosa? Forza! Kasumi, devi... Basta, basta! Che le sta succedendo? L'ombra l'ha attaccata! Oddio! Tu devi... Ah, crepo! Sono un'ombra! Presto! Yoshizawa è in pericolo! Eresia! Osi disdegnare la misericordia del nostro signore! Sono un essere insetto! Stai bene, Yoshizawa! Siamo venuti a salvarti! Quella voce, Star Senpai!
Quella cosa sembra pronta a combattere. Accetta te stessa. Il nostro signore lamenta la follia nata dal tuo dolore. Ma di cosa sta parlando? È la mia voce, quella? Da dove arrivano queste voci? Quante piume che cadono in sto posto. Ma fateli controllare gli uccelli, ragazzi. Questo dovrebbe essere il vicepreside, forse? Yappari. Ma almeno i sottotitoli non potevano metterli? Stanno parlando ovviamente di lei, ma noi, non sapendo giapponese, non lo sappiamo di cosa stanno parlando. Ne ho abbastanza. Yoshizawa! Mi state dicendo che non ce la faccio? Come se non lo sapessi meglio di chiunque altro. Tuttavia, non mi importa di quello che dicono tutti su di me. Non tollererò chi parla male del nostro sogno. Oh, qualcuno mi sa che sta risvegliando la sua persona. Tan tan tan. Dai Kasumi, risvegliati. Tanto lo sapevamo già dall'inizio gioco che si sarebbe risvegliata, ragazzi. Io sono... Oh, brava Yoshizawa. È bellissima. Il suo risveglio, come tanti altri, è molto bello. Ah, ma lei non ha sanguinato. Vabbè, ma cos'è Sailor Moon? Ma Cristo, ma perché lei deve fare... Guardalo che è Sailor Moon. Perché lei c'ha il risveglio diverso rispetto a tutti gli altri? Ci sono talmente tanti meme sulle sue cosce. Sul fatto che il suo costume praticamente mostri queste cosce incredibili. Che bella che è la sua persona. Morgana non ha detto guarda, ha detto persona. E lei c'ha uno stocco. Siamo 3 contro 1. Ti mostreremo come si fa. Niente di troppo avventato, ok? Grazie, vi seguo. Allora, a cosa sei debole? Ovviamente alla luce. E guarda un po', lei che cos'ha? Aia, mi hai fatto male, stronza. Rompiamo la formazione. Facciamo la staffetta. E allora è il momento di crepare. Frecce splendenti! 1900. Con una sola staffetta. Parapapapana. Adesso guarderà il costume. Ma quando mi sono cambiata? Ehi, tutto bene? Non posso più essere debole. Ti dobbiamo portare fuori. Che cazzo. Oh, sono davvero colpito considerando che si è appena risvegliata la tua persona e tutto il resto. Star Senpai, giusto? Sì, sono proprio io. Lo sapevo. Ad ogni modo, perché siamo vestiti così? È una storia lunga. Beh, ovvio, le cose devono disorientarti terribilmente. Meglio se ce ne andiamo. A quanto pare ci hanno trovati. È ora di svignarcela, presto. Le spiegazioni possono attendere. Scappiamo tutti insieme, forza. Sì.
Oh, non mi ricordavo che questo pezzo sarebbe avvenuto ora. Ma una cosa che mi chiedo è: succede perché abbiamo ucciso Okumura o sarebbe successo ucciso? Abbiamo sconfitto? O succedeva comunque il 10-3? Non me lo ricordo. Oh, siamo tornati al... anche i miei vestiti sono tornati normali. Questo era il luogo in cui ti trovavi prima di entrare nel metaverso. Siamo appena tornati. Appena tornati? Siamo andati da qualche parte? E tra l'altro non sta facendo domande sul fatto che Morgana parla. Ah, a questo proposito, ti prego, dimmi tutto ciò che sai al riguardo. Ho bisogno di capire cosa mi è appena capitato. Capisco come ti senti, ma... cosa dobbiamo fare, Phoenix? Non vedo alternative. Già, hai ragione. D'accordo, ti racconterò tutto fin dal principio. Grazie. Ed ecco la storia. Un metaverso con dei palazzi e delle persone. Di certo non è facile comprendere tutte queste cose in una volta sola. Normalmente non crederei a nulla del genere, ma dopo averlo visto con i miei occhi... Però, wow, sei davvero bravo con le spiegazioni, signor Mijo. Ignorerò l'ultima parte per questa volta, ma non c'è qualcosa che dovrebbe sorprenderti di più? Eh? Un gatto parlante? Ce l'hai messa di tempo! E comunque, non sono un gatto, sono Morgana. Capisco. Beh, visto che sei molto più di me, forse dovrei chiamarti Morgana Senpai. Ah, già, Phoenix. Non hai qualcosa che le appartiene? Il tuo portafortuna. Ta-da! Avete fatto tutta questa strada per restituirmelo. Grazie infinite. Grazie mille, però vabbè, uguale. Stamattina non sembravi molto in te. È successo qualcosa? Beh... non avevo ancora avuto l'occasione di dirtelo, ma sono arrivata terza all'ultima gara. Ovviamente non ne sono felice, ma pare che la scuola sia ancora più contrariata. Sono stata convocata nell'ufficio del consulente stamani. La scuola potrebbe revocarmi lo status di studentessa modello se non miglioro i risultati. Colpa dei miei insuccessi nella ginnastica, perciò va detto che non sarebbe così ingiusto. Ma ho anche sentito il vicepreside dire che sono un inutile spreco di risorse. E lo ripeto, punto, che stronzo. E ho persino trascinato in questo pasticcio il dottor Maruki, che era lì per me. Non lo sopporto. Deve essere un brutto colpo. Ecco perché sono venuta qui, ma poi all'improvviso mi sono ritrovata in quel metaverso. Ma ora sto bene. Mi sento come se avessi voltato pagina. Non ho dubbi che ora riuscirò a realizzare il mio sogno. Si direbbe che tu ti sia ripresa alla grande adesso. Ma d'altra parte, come ha fatto Yoshizawa a ritrovarsi all'interno di un palazzo? Da come l'ha raccontata, si direbbe una pura coincidenza. Il suo smartphone, forse. Che c'entra il mio telefono? Beh, mi sembra l'ipotesi più sensata, in effetti. Ehi, ti dispiace se diamo un'occhiata rapida al tuo telefono? Se il Navi fosse installato, potremmo scoprire il proprietario del palazzo dalla cronologia. Certo, l'ho proprio qui con... Eh? Scusate, temo non mi servirà molto. E perché? La batteria è andata, è da un po' che fai capricci. Forse c'entra quell'app di cui parlate. Quindi il telefono potrebbe essere glitchato proprio per colpa del Navi. Possibilità 1. Possibilità 2, è un catorcio di merda. Portati una batteria portatile, Kasumi, la prossima volta. Oh, davvero? Non avresti dovuto farlo controllare? Beh, ora non era comunque un palazzo nel nostro radar, quindi non credo sia un grosso problema. Non avremmo potuto prendere di mira il suo signore senza prima raggiungere una decisione unanime. Ok, volevo chiederti una cosa. Voi due fate parte dei ladri fantasma? Tan. Beh, noi siamo... Siete voi, vero? Esatto. Lo sapevo. Aspetta, questo significa che quando eravamo in quella caffetteria con Akechi-san, ho praticamente detto che i ladri fantasma in persona non concordo con i loro metodi. Mi dispiace tanto. Non farci caso. Ora che ci siamo chiariti, che intendi di fare, Phoenix? Riguardo a Kasumi?
Proprio così. Visto che si è come si è comportata laggiù, non credi che sarebbe un'aggiunta preziosa ai ladri fantasma? State dicendo che vorreste che mi unisca ai ladri fantasma? In estrema sintesi, sì. La tua persona si è risvegliata, sei consapevole dell'esistenza dei palazzi e, stando a quanto ho visto, hai un gran potenziale. Saremmo lieti di accoglierti tra di noi se lo vuoi. E soprattutto hai un elemento che nella squadra manca, la luce, quindi saresti buona. Capisco. Non devi darci una risposta adesso. Insomma, probabilmente ti conviene aspettare finché non ne saprai di più della nostra missione. Grazie, ma mi dispiace, devo rifiutare la vostra offerta. Bene, allora per adesso torniamo a casa e... Aspetta, cosa? Quando si è risvegliata la mia persona, giusto? Ho capito anche un'altra cosa. Non posso continuare a torturarmi così con le mie lacune nella ginnastica. Ecco il motivo per cui non posso unirmi a voi in questo momento. Devo migliorare. Perché hai bisogno di concentrarti sulla tua ginnastica. Mi dispiace davvero un sacco dirvi di no dopo tutto quello che avete fatto per me. Non è un problema, Kasumi. È proprio da te, Kasumi. Grazie, ma penso che vi causerei soltanto altri guai se mi unissi a voi senza sentirmi totalmente coinvolta. Ecco perché, quando arriveremo al palazzo ipotetico che abbiamo visto all'inizio del gioco, tu ti sentirai un filino più pronta e ti dirai: ti devo restituire il favore. Brava Kasumi. Ovviamente non ne farò parola con nessuno. Ovvio. Sono lieto che tu l'abbia capita al volo. Beh, se dovessi ripensarci, faccelo sapere, d'accordo? Grazie, Morgana Senpai. Se dovesse accadere, mi farò subito sentire. Sì. Devo assolutamente ringraziare anche te, Star Senpai. Prometto che un giorno ti ripagherò per avermi aiutata in così tanti modi. Eccolo qua, appunto. Di nulla. Allora, andiamo? Oggi sono successe un sacco di cose, ma sento che da domani mi impegnerò come mai prima d'ora. Mi fa piacere sentirlo. Che carina. Beh, ci vediamo. Ciao, Kasumi. Non mi aspettavo che Yoshizawa tenesse una persona. L'abbiamo salvata, ma non ci deve nulla. Detto questo, se accettasse di unirsi a noi, sarebbe di grande aiuto. Chissà quando succederà. Mio padre si sta comportando in modo alquanto strano ultimamente. È chiuso nel suo studio e parla a voce stanca. Con voce stanca. È molto simile a ciò che è successo a Madarame. E alla fine Madarame ha avuto un risveglio del cuore. Non preoccuparti, Haru. Davvero? Oh, le mie scuse. Non volevo mettere in dubbio le tue parole. Nessuno lo pensava. La gente si comporta in modo strano dopo il furto del tesoro. Sarebbe dura non preoccuparsi dopo un simile cambiamento. Io ho dormito per 2 settimane. Futaba ne sa qualcosa. Sì, ancora una volta grazie a tutti per avermi aiutata. Parlarne con voi mi ha tranquillizzata, grazie davvero. A quanto pare il caso Kumura avrà un lieto fine. Dobbiamo solo attendere il suo risveglio del cuore. Già oggi abbiamo avuto un risveglio inaspettato. Ehi, è arrivato un pacco per te. Acqua battesimale e acqua benedetta. E il mio ordine è fatto alla televendita. Ora... Non posso uscire, ma potrò chiamare Kawakami? Non lo so, facciamo affari loschi intanto. Ho così tante cose in testa, non riesco a concentrarmi. Pensiamo un'altra volta agli strumenti. Va bene, almeno fammi dare da mangiare alla pianta, no? Ecco qua dei bionutrienti. Te. È concime e mediamente costoso, dovrebbe ridare un po' di vita alla pianta. La cosa bella è che in Strikers la prima cosa che sono andato a controllare è: la pianta starà bene, e infatti l'hanno tenuta bene. E beh, allora niente, andiamo a dormire, che ti devo dire? Andiamo a dormire per stasera. Va bene Morgana, hai vinto tu, andiamo a nanna. Sarà Kasumi? Ovviamente. Star Senpai, scusa se ti scrivo a quest'ora. La batteria del cellulare è finalmente carica, quindi volevo ringraziarti finché posso. Di nulla, Kasumi, non dovevi preoccuparti. Posso tornare a dormire. Non essere così formale, vai tranquilla. È la cosa giusta da fare. Volevo solo ringraziarti per oggi. Mi spiace che un grazie sia l'unica cosa che posso offrire al momento. Un giorno mi farò perdonare. Non ti preoccupare, davvero? No, va bene così. Porterò a riparare il cellulare il prima possibile. Per favore, dillo anche a Morgana Senpai. Comunque, passa una buona notte.
Kazumi. Se solo Yoshizawa si unisse ai ladri fantasma, che peccato. Non possiamo farci nulla. Sì, non dovremmo insistere. Allora, come facciamo a dirlo agli altri? Forse non dovremmo. I commenti della gente mi davano la carica prima, ma ora mi mettono paura. È il caos totale. È cresciuto anche l'odio pubblico contro Komura. Come ti senti, Aro? Riceviamo minacce anonime quasi ogni giorno ormai. È inquietante. Ma la sicurezza è ai massimi livelli. Per ora siamo tranquilli. Le cose si calmeranno appena avremo finito, Aro. E noi torneremo a essere popolari, vero? Non preoccupiamoci per ora e limitiamoci a sperare che la situazione si calmi. Immagino che tutti abbiano i propri problemi da sistemare. Se ne parliamo ora faremo più danni che altro. Per adesso non soffermiamoci su Yoshizawa. Esatto. E niente, andiamo a dormire senza fare nulla perché... Oh, siamo stanchi oggi, eh? Ah, che palle. Oh, mi aspettavo Kechi, visto i capelli. Oh, buongiorno. A proposito di mio padre, sembra che non sia cambiato niente. L'attesa non fa altro che affollarmi la testa di pensieri. Cose come andrà tutto bene. Stai tranquilla, andrà tutto bene. Grazie, essere ansiosi non è di alcuna utilità. Allora, mi rilasserò prendendomi cura dei fiori. Non lo faccio da un po' di tempo. Va bene. Vuoi una mano che ti porti il concime? L'ho fatto anche ieri. Sono l'uomo delle piante ora. Ah, ecco, sto dicendo interrogazione. Dici che i ladri fantasma puniranno quell'amministratore delegato come hanno fatto col preside? Oh, andiamo, non lo uccideranno mica e poi sono abbastanza sicuro che il preside si sia suicidato. Ma che dici? I ladri fantasma hanno voluto chiaramente mandare un messaggio. Sveglia gente, è l'ora di espiare o qualcosa del genere. Ucciderei per avere un potere del genere. Sì. Tu sei una di quelle persone che si fa le fanfiction pensando: se fossi un ladro fantasma, io che arma userei? Ah, chi è che mi scrive? La richiesta sul forum è: sei libero. Yes, Makoto, sono libero per farti risvegliare la tua persona. La richiesta del forum. Ah, il cheater, giustamente. Vediamo. Makoto, rango plus. Takemi, non mi serve. Ma Futaba, quando è che hai intenzione di chiedermi di uscire? Allora, essendo questo il rango finale di Makoto, non dobbiamo neanche prendere una persona adeguata. Che bello che è Fafnir, porca troia. E vi dirò una cosa, una piccola anticipazione. Fafnir si trova proprio nel palazzo dove siamo stati con Yoshizawa. Va bene, Makoto, arrivo. Manca solo una settimana al risveglio del cuore di Okomura. E chissà cosa succederà visto che qualcuno gli ha sparato. Ciao, Makoto. Non ci resta che aspettare. Sei libero in questo momento. Vorrei parlarti di una cosa. Sento che presto il mio legame con Makoto si rafforzerà. Allora, che intenzioni hai? Vuoi passare del tempo con Makoto? Ovviamente. Grazie al cielo. Ti va bene se studiamo mentre discutiamo? Come vuoi. No, Makoto. Ah, al Big Ben Burger. Finalmente sono riuscita a far pace con Eiko. Oh, credo che in cuor suo lo sapesse, ma vederlo di persona le ha finalmente aperto gli occhi. Sai che in questo momento avessimo accettato di stare con lei, sarebbe stato bellissimo che tipo si prendevano la mano così. Ma le abbiamo detto stiamo amici. A me spezza il cuore dire di no a tutte queste ragazze perché sono a loro modo quasi tutte fantastiche. Sono sollevato. Anch'io, adesso non dovrebbe più correre pericoli. Meno male. Oh, e mi ha detto di aver lasciato anche il lavoro. In questo momento non ha le idee chiare sul suo futuro. Di sicuro però andrà all'università. Posso solo dire una cosa. Nonostante l'abbiamo aiutata e tutto il resto, cioè, alla fine quella che ha vinto è Makoto. Ha convinto la sua amica a tornare all'università. Ok, va bene, dai, ci sta. Quindi di fatto per adesso ha deciso di tornare a concentrarsi seriamente sugli studi. Come ho appena detto, ha vinto lei. Ed è la stessa cosa che intendo fare anch'io. Oh, cioè se avessimo detto a Makoto di sì, in questo momento si sarebbe concentrata sugli studi e su di noi. Mi sento davvero una merda. Preoccupata per gli esami? No, non è quello.
Ho smesso di inseguire l'apprezzamento degli altri, né mi interessa primeggiare di per sé. Semplicemente voglio realizzare i miei sogni e i miei obiettivi personali. Prima non avevo un'idea chiara su cosa questo volesse dire, non avevo una vera direzione nella vita. Grazie a te, però, finalmente ne ho trovata una. Non quella di stare con me. Mi sento triste. Il mio sogno è diventare commissario di polizia. Ecco perché devo studiare. Come mai questa scelta? Perché è a capo delle operazioni di polizia e richiede un vasto bagaglio accademico. Troppi criminali non vengono consegnati alla giustizia, come quell'host. Furfanti che si approfittano dei sentimenti dei più deboli in modi abietti e legalmente discutibili. Mio padre ha perso la vita per catturare gente simili. Non li perdonerò mai. Ma non riuscirò mai a sradicare questa piaga da sola. Perciò voglio essere a capo di un'organizzazione in grado di farlo e di aiutare le vittime. Tuo padre ne sarebbe fiero. Lo spero. Quella è la mia idea di giustizia, e poi in questo modo seguirò le sue orme. Oh, piuttosto mi stupisco di aver trovato un senso nei miei studi e al di fuori dei miei studi. Adesso mi sento in grado di guardare al mondo con occhi nuovi. Grazie per avermi aiutata. Ah, il cuore. Deve essere stato difficile fare da babysitter a Miss Presidentessa, soprattutto io. Ne abbiamo passate tante. E avremmo potuto passarne ancora di più, ma io ti ho detto di no. Sono una merda. A ogni modo, sono felice di essermi rivolta a te. Pensa se ti rivolgevi a Yusuke o a Ryuji. Io sono te, tu sei me. Hai trasformato un'alleanza in un patto di sangue. Questo legame diverrà le ali della ribellione e spezzerà così il gioco che soffoca il tuo cuore. Hai infine disvelato il segreto più recondito della papessa, che ti conferirà un potere infinito. Oltre al risveglio di Makoto, vediamo che cosa ci sblocca. Ci sbloccherà una nuova persona, che ho già ovviamente. Ci hai sbloccato Sibel, la persona più potente dell'arcano la papessa. Sibel, dovrei guardare qual è però, non me la ricordo. Oh, ma guarda, si sta risvegliando. Johanna, digievolve! In un Transformer! Lo sento, il potere dentro di me è cresciuto. Anzi no, è rinato! La cosa bella delle persone quando si evolvono è che proprio diventano tutt'altro. Johanna sostanzialmente è un Transformer veramente. È sempre una moto, ma in forma, diciamo, umanoide. Johanna, la persona di Makoto, si è trasformata in Hanat. Va bene così, mi piace lo stesso. Voglio arrivare alla fine del gioco con tutti quanti risvegliati. A proposito, se avrai mai bisogno, puoi contare su di me. Mi raccomando, ci tengo. Per poter realizzare il mio sogno, devo essere ammessa alla migliore università possibile. Che buffo. Studio per diventare commissario, ma faccio parte di una banda di ladri. Chi meglio di un ladro potrebbe scoprire quali sono i veri criminali? Non è affatto buffo. Forse hai ragione. L'obiettivo è il medesimo, dopo tutto. Portare alla luce il male in agguato nell'ombra. Oh, giusto. Per ringraziarti di tutto quello che hai fatto per me, sarò felice di aiutarti negli studi. Ti conviene prepararti. Oh, cazzo. Dai, ce la farai, vedrai. Anche tu entrerai nell'università. Andiamo a casa. Evita psicocinesi. Te lo metto al posto di signore della difesa. Te lo tolgo perché tanto ce l'hai già da parte mia il signore della difesa. Quindi... pam pam para pa pa pam. Oh, Kaetaka. Ah no, strano. Prigioniero, non avrei dimenticato l'incarico speciale. Ti aspettiamo davanti alla nostra porta. Confidiamo che accetterai l'incarico con entusiasmo. Lo accetterò solamente se non c'è nessuno.
Oggi mio padre è di nuovo rinchiuso nello studio. Quando gli ho parlato, la sua reazione è stata piuttosto vaga. È questo che accade normalmente. Madarame era in uno stato simile dopo il risveglio del cuore. Andrà tutto bene, non temere. Dobbiamo solo aspettare. Hai ragione, funzionerà. Devo solo aver fiducia. Grazie, scusate per le mille domande. Scriverò ancora se ci sono novità. Capisco le preoccupazioni di Haru, ma dobbiamo aspettare che si verifichi un risveglio del cuore. Non temere, andrà tutto come sempre. Ehi, hai un'armatura sporca, che ne dici di lavarla e a quella lavanderia? Credo che lo prenderebbe anche il negozio di abiti usati a Kikyoji. Scegli tu cosa fare. Andarli a vendere è un'ottima scelta. Ho sete di notizie e aiutami. Direi di no. Non mi ricordo se sono già andato a prendere le proteine di importazione. No, eccole qua infatti. Prendiamole. E ti dirò, stavolta facciamo felice le gemelline e usciamo con loro. Ma prima vendiamo tutta la roba inutile. Andiamo anche a vendere i vestiti. E visto che siamo qui, gemelline, questa sera tocca a voi. Dai, vi faccio contente. Bene, è tempo di nominare il posto. Justine, a te l'onore. Ascolta attentamente. Il luogo che desideriamo valutare per la tua riabilitazione è dove si rafforza tanto il corpo quanto lo spirito. I frequentatori... Ah no, è Caroline. I frequentatori si radunano lì per testare e superare i propri limiti, sfruttando varie attrezzature. Non mi aspettavo un centro di riabilitazione in questo mondo. Dobbiamo assolutamente controllare. Un luogo simile ti suona familiare? Allora, sai dov'è? Accompagnaci immediatamente lì. Intenderanno la palestra. Dunque, la palestra? Allora sai dove si trova. Oggi potrai svolgere un regime d'allenamento speciale. Se non terrai il passo, morirai. È ora di portarci subito sul posto. Allora, in direzione palestra. Wow. Quindi questa è un'area di allenamento. Usi questo per allenarti? È diverso da come mi immaginavo. Esattamente, mi aspettavo un equipaggiamento pieno di spuntoni e catene. Beh, le catene ci sono. Ehi, prigioniero, cos'è questo? Una panca di sollevamento pesi. Una panchina? Allora dimostraci il suo funzionamento. Ecco qua, guardate come le alzo. Ah! Sollevando i pesi fortifichi i muscoli di petto e braccia. Ma non è abbastanza per un bello allenamento, dovresti aumentare il peso. Ti assisteremo. Che cazzo? Ah, proprio così. Ora puoi allenarti quanto ti aggrada. È troppo pesante, non giocate con l'attrezzatura. Siamo serissime, mi offende che tu pensi il contrario. Beh, a quanto pare abbiamo scoperto il limite delle tue patetiche braccia. Che cazzo? Cos'è quella cosa là in fondo? Ah, era Caroline. Cos'è quella cosa là in fondo? Un altro congegno di allenamento fisico? Quale? Mostraci come funziona. Ah, il tapirulan. Ah, capisco. Si usa per correre e aumentare l'energia e la forza delle gambe. Un congegno affascinante. Forse dovremmo prenderne uno nella nostra stanza? Potremmo costringere le persone a correrci sopra. Non è una brutta idea. Io penso che in questi casi inizierò a sfruttare comunque l'incenso. Fino ad ora ho fatto un po' una cazzata a non usarlo, ma come ho detto è un metodo molto lento. Però possiamo sfruttarlo. A proposito, qual è la funzione di questo bottone? Cliccate. E che cazzo? Ah! Yanko pose. Già senza fiato, devi ancora fare molta strada. Va bene, passiamo al prossimo. E quel bizzarro oggetto cos'è? Anche quello serve ad allenarsi? Ti alleni con il manichino di legno? Cerca di non farti male. Hai un pessimo gioco di gambe, prigioniero. Concentrati di più, concentra la forza nei colpi. E che cazzo. Aia. Tutto qui, non riesci a battere nemmeno un manichino di legno. Se ci provassimo noi, lo faremmo a pezzi in un istante. Non è quello l'obiettivo. Non stavi cercando di distruggerlo? Quindi il vero scopo è perfezionare la tecnica. È un metodo macchinoso, ma ho capito come funziona. A livello di allenamento fisico, questo luogo lascia molto a desiderare.
ma è indubbiamente sufficiente per la tua riabilitazione. Ah, era Justine, per la tua riabilitazione. Ecco la tua ricompensa. Discepolo sagace, risposta. Beh, è comunque qualcosa. Si dice che una mente sana ha bisogno di un corpo sano. Questo è stato un altro passo verso la tua riabilitazione. Continua ad allenarti con cura, prigioniero. Certo. Ho scortato le gemelle alla stanza di velluto. Beh, abbiamo passato una bella seratina con loro, dai. Non è stata male. 90% ci arriviamo oggi? No, siamo calati un pochino e poi siamo risaliti. Oh, buongiorno. Il giorno in cui Haru verrà portata via è sempre più vicino. Ormai abbiamo preso il tesoro, quindi non ci resta che aspettare. Eppure vorrei che facessimo qualcosa nell'attesa. Perché oggi non andiamo nei Memento? No, non andrò per una sola richiesta, Han. Hai altri impegni? E va bene, non voglio insistere. Se il presidente avrà un risveglio del cuore, la gente si convincerà a inviarci molte più richieste. Ecco perché vorrei liberarmi almeno delle richieste ancora in sospeso. Una ne abbiamo ed era un cheater, quindi aspetteremo altre richieste, Han. Non è un problema, fidati. Oh, del tempo libero? Ascoltate, fate silenzio. Cambio di programma per oggi. Ripasseremo il materiale della settimana scorsa. Vi suggerisco di stare attenti. Non pensate di battere la fiacca, d'accordo? Non lo tollererò. Non si batte la fiacca. Kawakami ci ha gentilmente concesso del tempo libero. Dovremmo farne buon uso. Allora, qual è il piano? Direi di creare degli strumenti, visto che la scorsa volta ne abbiamo usati un bel po'. Ne posso fare solo 6. Allora, giusto per farlo, facciamo 2 palle evanescenti. Cliccate, 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 clic. Facciamo un po' più veloce. Poi, cosa vogliamo fare? Facciamo allora 4 psicobombe. Vuoi fabbricare 4 psicobombe? Esatto. Visto che siamo a corto. Psicobombe 4. Sarà meglio smettere tra poco. Sarebbe una scocciatura se qualcuno ti scoprisse mentre stai armeggiando con delle bombe psichiche. Non si sa mai, no? Scusa un attimo, stavo guardando la faccia di quello dietro di me. Ma c'ha il collo alzato e dietro c'ha un buco? Cioè sostanzialmente si vede attraverso? Ah, è stato grandioso. Più tardi dovremmo ringraziare Kawakami. Ripassate, ok? E intanto cliccate, cliccate. Che cazzo stai costruendo? Sto ripassando. chi mi scrive? Quella richiesta. Che palle, ragazzi, abbiamo una richiesta. Non mi metterò ad andare per una richiesta.